richieste, il 90% sono molto molto concreti, cioè nei 5 minuti che noi diamo ci sono richieste precise, proposte, indicazioni costruttive, è stato al di là di ogni previsione positiva. Poi quell'altro 10% insomma possono essere richieste, diciamo, più generiche, persone che soffrono, che soprattutto il lavoro, il primo punto è il lavoro, è la casa, ma soprattutto il lavoro. Ma devo dire, mi ha colpito molto l'aspetto propositivo, che mi conferma quello che già so, cioè che i cittadini napoletani non hanno in questo momento storico soprattutto un atteggiamento passivo nei confronti degli eventi e della politica, ma hanno un atteggiamento di protagonismo attivo. Questa è la forza di una città che secondo me saprà dimostrare al paese, non solo al paese, di riscattarsi partecipando. Qualcuno che ha criticato qualcosa di quello che...